is high. The starline's on fire, the wheels take down. Ed eccoci in Michigan, direzione uno dei più bei laghi della zona. Fin qui apparentemente tutto normale, peccato che non sto entrando. Fine del terzo giorno di viaggio, che siamo partiti da New Jersey e ci porterà fino a Los Angeles, passando da Sturgis per poi tentare il record a Bonneville. Siamo al termine della giornata, ci siamo fermati in un parcheggio nelle prossimità di un laghetto, e qui fanno molto d'acqua anche di notte, e oggi stiamo testando per la prima volta un barbecue modello Intillimani nel parcheggio voi. Del Carrefour. E manca l'autotuning e poi siamo qua. Abbiamo, può illuminare il signor Maurizio, sì. Il barbecue che lo vedo meglio, che apro. Apriamo. Pannocchias. Ma se non si è spento, Pannocchias. Si è spento. Come si è spento? Non fa come più. Si è spento? Troppo birra. Come si è spento? Allora rispengo il video perché devo riaccendere. Alla prossima. Di Samuele. È stato veramente uno sbaglio. Siamo nel contest forse più importante del mondo, dove si giocano i primi posti, a parte essere arrivati qua già vuol dire essere primi. Sono mezzi storici, impressionanti, questo è un digger di Ness. BMW 1008 R1008. C'è un chopperino esagerato, Harley no, Indian. Guardate questo chopperino esagerato, sembra che le forcelle non esistano. Quando voi le vedete da lontano non scompaiono. Guardate questo dragster, copertone, sembra che abbiano incollato una parte piatta su un copertone originale. Io ho cercato di capire e mi sembra che abbiano fatto così vulcanizzando, ma te l'hai in alluminio. E qui moto da gara degli anni 27 dovrebbe essere. Non leggo il punto, sì, dovrebbe essere un 27. Harley originale. Passiamo un'altra moto. Qui siamo i due italiani rappresentanti. Questa l'abbiamo vista in fotografia, io l'ho vista almeno in una rivista, in tre riviste. La tendenza comunque è il chopperino, forche, diciamo West Coast e East Coast, forche lunghe, forche corte, ma tira tantissimo la venna, che c'è il grano, oppure shoveled o panette. Questa era, io l'ho visto in Easy Rider nel 1972, che avevo a casa, è una volta fatta la NES, non lo so, però sinceramente questa comunque io c'ho l'articolo di questa moto, che ero ragazzotto quando ero andato a prendere Easy Rider in piazza di Piazza del Nuovo, e c'era questo articolo qua di questa moto. Io sbavavo allora e sbavo tuttora, però compressore volumetrico, il Roots, sono i lavori degli anni 70. Ah, Perewitz, cazzo, ecco chi è. Stata fatta da Perewitz. L'anno
64. Ma il modello è il motore del 64, ma io credo che lui l'abbia fatto, io l'ho vista nel 72 per la prima volta, andavo ancora a scuola, cazzo. Vabbè. E ora sono qua a vederla dal vivo. E queste sono le ultime. E con questo, da Sturgis al Best Contest World, qui c'è Samu, a Paola, Motorbike Expo. Yeah. What is your name? Sean. Sean. Yeah. Nice to meet you, Sean. Queste sono le uniche parole che sono in inglese. Sta bellissima, a me piace, sono un estremista, ma a me piace. Poi le ruote lenticolari a me fanno sempre impazzire, la gente non le piace, però a me mi dà l'idea che sia nulla. Vabbè, con questo chiudo la transmission. Alla prossima gente. Comunque se vi capita, vendetevi la moglie, vendetevi la macchina, vendetevi... ho fatto un giro in America, fatelo, perché l'America in fondo non è così lontana e ci vuole qualche soldo, ci vuole, ma organizzandosi uno riesce anche a spendere quello che non ha. Poi vi rincorrono le banche. Ciao presto. Ciao. Ragazzi, ho una terribile notizia da darvi. Il lago di Bonneville non si è asciugato e quindi non potevamo fare altre cose se non questa. Della Marina di Delanco, capito? Siamo nel dietro del retro della casa dei nostri amici, abbiamo abitato là per un paio di giorni e ci hanno ospitato per allestire il van. Questo è uno spettacolo perché hanno la vista fiume con tutte le barche e questa è la Super Rat. Ragazzi, è una figata, con l'impianto ride dietro per le sospensioni e dentro è tutta nuova, cioè guarda il volante tutto riverniciato, gli interni in pelle. E questo celestino abbinato al panna è fantastico. Voglio anche una volta di piano. Che scelte. E ancora non abbiamo visto niente, perché durante il viaggio troveremo di tutto, veramente. Siamo appena partiti. Ma questa è ruggine vera, guarda.